Carissimi amici della Pogonotomia, buon 1º maggio, per chi un lavoro ce l'ha, ma soprattutto buon 1º maggio per chi un lavoro non ce l'ha, lo sta cercando, oppure peggio ancora, è sottoccupato. Quindi questa è una festa che io ritengo importante, anche se è stata delle volte strumentalizzata per varie insomma, situazioni, ma è importante perché il lavoro è una cosa fondamentale per poter mantenere, e dico una banalità, un livello di vita dignitosa. Quindi è importante ribadire che faccio una piccola come dire, OT, come si dice, ribadire che i diritti di chi lavora, di avere dei compensi normali, di avere un trattamento economico che permetta loro di sopravvivere e sono fondamentali, al di là di qualsiasi altra cosa. Non c'entra la politica, non c'entra niente, si parla semplicemente di lavoro. Chiusa la parentesi, vi devo una spiegazione, perché il video in cui io ho fatto la riflessione sui pennelli di lusso, sui pennelli, sui rasoi di lusso, però potremmo anche parlare dei pennelli, non è un problema. Ha suscitato qualche non polemica, qualche discussione, perché credo che il mio messaggio sia stato mal interpretato. Attenzione, io che sono un comunicatore in professione, so benissimo che quando un messaggio non passa in maniera corretta, non è colpa di chi ascolta, ma è colpa di chi lo dice, quindi è colpa mia. Sono io che non sono riuscito a spiegarmi bene, probabilmente, e quindi non sono riuscito a far capire il messaggio che volevo mandare. È evidente, attenzione, è evidente che un rasoio di grandissima qualità, come può essere un Timeless, come può essere un Blackland, come può essere un Feather di alto livello, come può essere un Tatara, come può essere un Abos de Thai, evidente che è meglio di un rasoio low cost, per mille motivi, dall'estetica, alla costruzione, il progetto, la facilità di utilizzo, è evidente. Quello che io volevo dire non era che un rasoio da 20 euro è come averne uno da 400, no. Tant'è vero che il sottoscritto, quale acquista, ne acquista tutti. Quindi non è che, e non solo per farli vedere a voi, voglio dire, quindi perché sarei un pazzo se spendessi 300 euro di rasoio magari per un Rocknell per farlo vedere soltanto in video. No, li apprezzo cioè, li acquisto perché li apprezzo. Tant'è vero che io nella mia, diciamo, riserva personale che è in bagno, che non ho ovviamente tutta la collezione, ho solo quelli top level, quindi più il R89 che R41. E poi anche ho il Mercur 37C che mi piace molto. Detto questo, quindi non è pauperismo il mio, assolutamente, sarei la persona meno adatta a parlare di questo, non è qualunquismo pogonotomistico, cioè dire ma sì, tanto uno deve avere l'altro, ma il messaggio era un altro che volevo mandare. Era attenzione, che voi potete avere il rasoio più bello, più eccezionale, più caro, più tecnicamente preciso del mondo, ma se il risultato che voi volete ottenere è sulla pelle, la resa, un rasatore esperto è in grado. Deve essere in grado di replicare quel risultato con qualsiasi rasoio. E cosa penso io? Non che non ci sia differenza, questo deve essere fondamentale. So che sto divagando per la seconda volta, ma ho letto dei commenti che mi hanno fatto capire che mi sono spiegato male. Quindi, no, assolutamente sì, è una goduria radersi con certi rasoi rispetto ad altri, è evidente, se no non ci sarebbe differenza di prezzo, ragazzi. Cioè, non è che non sono pazzi i venditori di rasoi, come anche i venditori di automobili, no? Un'utilitaria non sarà mai come una macchina, una berlina tedesca, magari da 80-90 mila euro. È ovvio. Però se quell'utilitaria la guida un pilota esperto è capace di farla arrivare prima. E questo volevo dire, il messaggio è quello lì. Quindi non è che l'oggetto in sé sia inferiore, anzi, molto superiore. Ma quello che conta prima ancora di questo è la mano del rasatore. Questo è il messaggio. Spero si sia capito. E allora io oggi, per farmi un po', come vedete, stiamo scherzando, per donare, allora facciamo una rasura popolare. Popolare, visto che finora ho usato rasoi di rosso cari, rasura popolare popolare, quindi dai, Feather Popular, eccolo qua, nella sua confezione di plastica, bello popolare, guardate qua,
popolare, insomma, non è che costi proprio pochissimo, però comunque è un rasoio che è popolare. E l'entry level, come si dice, come dicono gli inglesi, della Feder. Rasoio in plastica, metallo, di metallo c'è soltanto il nottolino per aprirlo, la rotella, scusate, e vedete, parti della testa, neanche tutta. Feder. Armiamolo con la più popolare, secondo me, delle lamette, almeno parlo per il mio paese, l'Italia, che è un'astra verde. Un'astra verde, quella che usano anche tanti barbieri, ho visto recentemente. Un'astra verde, io qua ne ho già aperta una, la faccio vedere che è lei. Astra verde, eccola qua, astra. E armiamolo con la nostra astra verde. Popolare, questo. Popolare. Poi, pennelli, qui. L'avete già capito, più popolare di questo secondo me non c'è in Italia. Omega 48, che è il pennello per eccellenza utilizzato dai barbieri, questo ha fatto una notte a bagno, spero che basti, ma insomma, per quello che dobbiamo fare noi una rasatura basta. Vi chiedo un altro parere. Ho un problema di luci, no? Adesso io ho delle luci quasi naturali, perché la luce della stanza e le due luci del mobiletto dello specchio. È meglio così, secondo voi? O se io accendo questa? Sembra che abbagli un po', che sbianchi un po'. Facciamola in un altro modo questa rasatura. Poi mi dite voi se preferite questo tipo di illuminazione o questo tipo di illuminazione, più naturale. Mi direte voi. D'altronde non siamo professionisti del video, quindi. Allora, popolare, 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 con cosa ci andiamo a radere? Andiamoci a radere con un regalo che mi ha fatto il caro amico Matteo Preda, che è popolare. Lui è un appassionato di cose popolari, è lui uno che mi ha sempre colpito per trovare dei prodotti diciamo, a basso costo ma di grande qualità. Figaro. Tutti mi cercano, tutti mi vogliono. Sono un fattotum della città, eccolo qua. Figaro. Crema. Crema da barba, eccolo qua. Rinfrescante, moglie ed idratante. Eccola qua. Allora, cosa facciamo? Andiamo con una cosa che popolare non è la ciotola di Contini, che invece è di elite, di grande elite. E mettiamo, iniziamo subito a fare questa rasatura popolare, inserendo la crema. Eccola qua. C'è un po' d'acqua. Eccola qua. E tre. Perfetto, la nostra Figaro. Profumo. Io non sono un grande naso, però mi ricordo un po' la canfora. Non lo so, quando si aprono i cassetti che sono stati deodorati, anzi, odorati. Proviamola. Non è molto forte, eh. Acqua calda, viso. Io premetto che non ho un bel rapporto col popolo, ma non perché sia popolare, ma perché lo trovo un rasoio molto tecnico, cioè non è un rasoio così facile da utilizzare. Quindi magari l'incidente ci scappa. Poi, barba di un giorno, quindi. Perché ieri ovviamente ho usato il Dart. Non lo dico più. Allora, scherzo. Allora, facciamo il montaggio. Il bello dell'Omega 48 è che monta, cioè praticamente monta solo guardare il sapone, che in questo caso chiede un po' d'acqua. Vedete, questa Figaro sarà pure popolare, ma il montaggio lo fa. Stiamo facendo una simulazione di un rasatore popolare, cioè di quelle che costano poco, di quelle che per un rasatore che non vuole rovinarsi come faccio io con rasoi
particolarmente cari o con prodotti particolarmente evoluti per quanto riguarda la pogonotomia. Guardate che bel montaggio che si sta facendo. Ancora un po' d'acqua ci vuole qua. E poi alcun pensiero a chi è costretto a lavorare nel giorno del primo maggio, che non è nemmeno bello quello, perché comunque un conto è scegliere, un conto è essere costretti. E io non voglio fare nomi, aziende, cose, ma conosco persone che mi hanno detto chiaramente che non posso scegliere. O gli daranno dei soldi in più, però se c'è festa, è festa. Almeno quelle 3 volte all'anno. Non, io sono contrario al paese dei ponti, no? Ecco, però almeno quelle 3 volte, Ferragosto, 1º maggio. Natale, Capodanno, secondo me. Comunque, vabbè. Eccoci qua. Allora, usiamo un metodo dei barbieri, quindi tre dita, anche perché è molto grosso il ciuffo. Prendo 48, non è così facile da utilizzare. Perché senza le 3 dita rischiamo di fare un paratrack. Allora, la crema ha cambiato profumazione, forse ero io che avevo il naso in trip. Però non saprei definirla, è neutra ma delicata, cioè ha una nota che non saprei. Vediamo se c'è scritto. Una quotidiana con il pennello, non dice però quale. Mentolo, un po' di mentolo, c'è un po' di mentolo, poi profumo, glicerina. Quindi mentolo, un mentolato, ma leggero, eh. Guardate che bel vantaggio. E poi evaporare. Popolare nel senso che è alla portata di tutti, un sapone, una crema da 50-60 euro, come ad esempio, per dire, Acqua di Parma. No, perché non è che io ho un po' tutto, no? Quindi posso anche valutare secondo ovviamente il mio gusto, perché che non è quello ufficiale, cioè ognuno al suo. Feder Popular Astraverde. Sento un rumorino. Probabilmente è solo il meccanismo, non è la lama che balla, se no sarei già quartato. Sì, è soltanto il meccanismo, la rotella. Allora, sì, sembra assolutamente delicato. Mi piace la coppietta con le astraverdi, con le feder devo dire che mi sono trovato in passato un po' in difficoltà, in quanto la feder è una lama più dura. Che non consiglio ai principianti, a meno che non si abbia a disposizione un Federer SD2 o un Datara, che sono fatti apposta per domare la durezza della Federer. Ecco qua, vedete anche a disposizione, non è male. Grazie.
Come la chiamiamo questa rasatura? Poca spesa, tanta resa? Appena andato. È andato. Mettiamo la faccia. Andiamo con l'obliquo. Poi il contropelo lo facciamo con un'altra luce accesa, così vediamo qual è meglio, secondo voi. Io vi do il vostro consiglio, perché ho mica tanto occhio. Omega con un torto è fantastico, è comunque popolare, ma ragazzi, eterno. Questo 6 anni li ha tutti. Chiaramente non lo uso tutti i giorni, però. Eccoci qua. Vamos di obliquo. Delicato anche qua. L'impressione è che abbia tolto via tutto, infatti. Dettagli di obliquo. Sentiamo un attimo il viso. Ci siamo. Adesso contropelo. Accendiamo la luce. Poi mi dite voi, come direi io. Mi sembra un po' sparato, però magari è meglio così. Qui leggera, l'insaponatura. Proprio solo l'ho passata. Basterà. Allora, scorrevole, ormai quasi in piemontese, ai epi niente, cioè non c'è più niente.
andiamo proprio a rifinire. Io sto cercando il pelo nell'uovo adesso. Ecco qua. Finito. Perfetto. Eccoci qua. Apriamo, acqua fredda. Tamponiamo. Puliamo anche quanto. Allora, come avete visto, ho ottenuto un BBS con il rasoio volare. Lo vedete anche voi. Non c'è niente. Evidente che il comfort, la qualità anche tattile, la sensazione sulla pelle di un rasoio da 350 euro è diversa. Questo è chiaro, non si discute. Io quello che volevo dire è che il risultato non dipende dalla qualità del rasoio, ma dipende dalle mani e dall'esperienza del rasatore, che nel mio caso, senza volermela tirare per nulla, è frutto di anni e anni di pratica. Io passo 2 anni che mi distruggevo la faccia, con rasoi che oggi mi sembrano facilissimi. E invece anni in cui mi facevo ogni giorno un disastro, quindi niente di supereroico, semplicemente sono questioni di anni. Dopobarba, popolare, popolare perché questo qua mi ha dato il mio barbiere, quindi proprio roba da barbieri. Men Beauty, Aftershave, Freshman. Dopobarba tonificante, qua ce n'è per un esercito, e poi da barbiere, questo qua lo usa il mio barbiere, quindi me l'aveva dato al tempo, adesso non so se neanche se c'è ancora, penso di sì. Lo scuoto un attimo. Men Beauty. Anche qua mentolato alla manetta. Bello fresco. Talcato anche un po'. Con una punta, secondo me, anche potrebbe essere di una punta di anice. Questa sa di barberia tradizionale. Abbondiamo. Eccoci qua. Allora, quindi ancora buona festa. Spero di aver chiarito il dubbio che era insorto per colpa mia, riguardo il video della rasatura per rasoi di lusso, l'acquisto di lusso. E oggi ho semplicemente voluto dire che si può fare una rasatura impeccabile anche con un rasoio da 20-25 euro, non so quanto costi adesso. Quindi, così come si può fare una rasatura impeccabile con, ad esempio, questo, c'era qua, il Dart della Blackland, che ne costa, mi pare, 100 euro in più, adesso, dico per dire, piuttosto che con ne prendo uno a caso con un timeless eccezionale che costa parecchie centinaia di euro. Quindi voglio dire, più facile con questo, più bello a livello di soddisfazione, più, ma alla fine io a Roma ci arrivo, se sono capace a guidare. Se non sono capace a guidare, mi schianto la prima curva, con questo e con questo. Con questo un po' di meno, chiaramente, perché è un po' come avere un'auto con la guida assistita, però alla fine, se non ho la patente, è facile che mi schianti anche con questo. Buona festa a tutti e fatemi poi sapere la luce. Un abbraccio e buona barba a tutti.